Era il maggio del 2014 quando dalle votazioni borgaresi il gruppo La Tella, qui presente questa sera, è entrato a far parte di questo consiglio comunale come gruppo di opposizione. Con noi questa sera c'è il fondatore dell'omonimo gruppo, l'avvocato Marco La Tella, Cristiana Sciandra e Alessandro Ferricchio. Avvocato La Tella, questi 5 anni che stanno volgendo al termine, voi avete fatto un ruolo di opposizione all'interno di questo Consiglio Comunale. Quali sono stati i passaggi salienti di questi 5 anni? Ma intanto buonasera a tutti, grazie per l'opportunità che non sempre ci è stata data. Guardate, molto semplicemente, il ruolo del consigliere di opposizione non lo decide il gruppo La Tella, non lo decide la maggioranza, ma è la norma a spiegarlo. Il ruolo del gruppo di opposizione è quello di controllare e vigilare attentamente quelle che sono le scelte della maggioranza. E noi in questi 5 anni penso abbiamo dato modo di provare e riprovare a controllare, a vagliare quello che è stato l'operato della maggioranza, a chiederci se le spese, se gli investimenti, se le decisioni della maggioranza andavano nell'interesse della cittadinanza e a dare delle risposte o prendere dei provvedimenti. La riprova è in questo dossier, conteggiavo prima circa 80 tra mozioni, interrogazioni, interpellanze sull'operato della maggioranza, che quindi vuol dire tra i 15 e le 20 atti all'anno. Mi sembra che sia un lavoro ben fatto e soprattutto fatto nell'interesse della collettività. Un operato fatto con determinazione, con sicurezza e nell'interesse esclusivo dei cittadini, perché quello che ci dobbiamo ricordare è che ogni singolo euro che viene speso dal comune è un euro di un cittadino e deve essere giustificato nel migliore dei modi. Il nostro ruolo era quello di controllare queste scelte. Nell'ambito della gestione comunale di questi 5 anni, nell'ambito sicurezza voi vi siete battuti tanto, nell'ambito sicurezza, specialmente nell'ambito della linea 69, che è stato uno dei crucci delle amministrazioni comunali anche del passato. Sì, la sicurezza, insomma, ci hanno identificato e noi lo siamo, un gruppo comunque per la cittadinanza, molto vicino al centrodestra, e la sicurezza è uno dei cardini del nostro mandato. Lo abbiamo detto nel programma elettorale e lo abbiamo provato a eseguire, seppur dalla fase di opposizione, in questo mandato che sta volgendo al termine. Ha detto bene lei, soprattutto il 69 è stato una croce più che una delizia di questo mandato da parte dell'attuale maggioranza. Non devo ricordare io il doppio bus che era stato ventilato, ma dico quello che abbiamo fatto noi. Più volte abbiamo chiesto con degli atti di operare concretamente, in che modo? Cambiando la linea 69, abbattendola, rivolgendosi alle autorità competenti su Torino per chiedere la chiusura del campo abusivo, perché i borgaresi si chiederanno: ma se io a casa mia costruisco una casa abusiva o un garage abusivo, cosa succede? Beh, la risposta è presto detta, viene rasa al suolo. E allora ci chiediamo perché i nomadi possono stare in un campo abusivo e nessuno faccia niente. Siamo andati più volte a Torino a parlare con chi di dovere per provare a cercare una soluzione. La risposta è stata nulla. Sul bus abbiamo provato anche a portare avanti una richiesta formale, i tornelli. Ci è stato detto, e questo è stato un po' il leitmotiv della maggioranza, ci è sempre stato detto che le nostre mozioni e le nostre richieste sarebbero state bocciate con un no a prescindere. Questo dà il metro del confronto che la maggioranza ha voluto incardinare con noi. Noi abbiamo comunque continuato a fare il nostro lavoro nell'interesse dei borgaresi e i tornelli che ci sono stati rigettati perché non fattibile, troppo costoso. Oggi apprendiamo che su Torino la maggioranza di Torino li ha applicati e ha fatto l'investimento con GTT per disporli sugli autobus e non solo Torino, ma mezza Italia funziona così. Altro cardine del nostro programma elettorale che è stato battuto e abbiamo fatto battaglie serie in Consiglio Comunale, mille occhi sulla città. Oggi noi spendiamo circa 20.000 euro tra City Angel e Carabinieri in congedo, a cui va tutto il nostro rispetto per l'operato che svolgono, ma spendiamo una somma. Mille occhi sulla città avrebbe consentito di avere lo stesso servizio, se non un miglior servizio, a costo zero. Beh, penso che sulla sicurezza ci siamo spesi, continueremo a farlo perché il nostro obiettivo è quello di salvaguardare la tutela della libertà e degli interessi dei borgaresi.
Alessandro Ferricchio, come Marco Latella sei anche tu al tuo secondo mandato elettorale. Quali sono stati, secondo te, i cruci di questi 5 anni di amministrazione? Crucci di questi anni, 5 anni di amministrazione, da parte nostra non ce ne sono stati. Se dovessimo fare una riflessione più ampia da parte loro, è chiaro che mi verrebbe da pensare, anche perché si sono posti un programma imponente, e di questo programma la maggioranza non ha praticamente fatto nulla se non la realizzazione dei campi da calcetto, che è un dato inconfutabile. Quindi voglio dire, presentarsi con il libro dei sogni e poi non essere in grado di realizzarlo è una cosa abbastanza deprimente, credo, no? Perché comunque al cittadino poi bisogna rendere conto e bisogna dare delle risposte. Non ci si può nascondere dietro la causa della crisi economica, perché comunque 5 anni fa già si sapeva dove saremmo andati a finire. Quindi dico che si poteva fare di più, si doveva fare di più e soprattutto si dovevano fare delle scelte diverse. Noi oggi paghiamo lo scotto del debito seta. Siamo partiti da 1.800.000, oggi abbiamo ancora 800.000 euro di crediti non riscossi. Possiamo parlare del debito della WISP, possiamo parlare dei debiti della società Dobel, possiamo parlare dei debiti della Canale, possiamo stare a parlare tutta la sera di debiti. Quindi soldi dei cittadini che si sarebbero potuti investire per servizi e quant'altro. Cristiana Sciandra è un po' la new entry di questa amministrazione di questi primi 5 anni. I suoi compiti sono stati un po' più incentrati sui bilanci, su tutto quello che era la parte finanziaria. Cosa non ha funzionato secondo voi in questi 5 anni? Ma cosa non ha funzionato sono le semplici scelte che l'amministrazione e la maggioranza hanno deciso di portare avanti, perché il comune di Borgaro ha un bilancio pari quasi a 17 milioni di euro e le scelte di destinare alcuni soldi in alcuni progetti piuttosto che in altri sono assolutamente da parte nostra discutibili. I famosi 120 mila euro di progetto della Via Lanzo, della riqualificazione di Via Lanzo, sono 120 mila euro ad oggi di certo buttati via senza che ne venga in tasca nulla al cittadino. Ma questo perché loro hanno insistito sul voler realizzare quello che voleva essere un viale alberato, appunto in forma di riqualificazione di una via che comunque ad oggi non promette nulla di che. Il bilancio è un bilancio che loro possono vantare in positivo, ma ricordiamo che alcuni debiti, quello che abbiamo riconosciuto nell'ultimo consiglio comunale, che è il debito fuori bilancio dell'appalto neve, pari a 48 mila euro extra oltre appalto. Dovuto esattamente non lo sappiamo neanche ancora oggi, perché alcuni dati non sono dati certi, alcuni conti che appunto abbiamo fatto notare non hanno avuto le spiegazioni dovute, l'acquisto del sale, l'acquisto della sabbia. Quindi è un bilancio, un fuoribilancio che ad oggi ha qualche punto interrogativo. Per il resto, giustamente loro potevano decidere, hanno scelto di fare quello che oggi hanno fatto. La raccolta dei rifiuti ha le sue problematiche e non hanno investito un centesimo per migliorarla, se non, dato di questi ultimi giorni e questa prova sperimentale dell'isola ecologica davanti alla Piazza Agora. Direi che noi simpaticamente l'abbiamo chiamata invece che raccolta rifiuti, nascondi rifiuti, perché il problema rimane e le doghe di legno applicate alle isole ecologiche, oltre ad avere un ulteriore costo di 3.650 euro, perché comunque costa di nuovo qualcosa, non risolve il problema ai cittadini. Nell'ambito della sicurezza, Borgaro si è dotato in questi anni, in questi ultimi anni, di telecamere, fototrappole e quant'altro per vigilare e monitorare molto meglio il territorio. Cosa ne pensate? Ma ben venga qualsiasi investimento in materia di sicurezza, perché un cittadino che è sicuro ed è tranquillo è un cittadino che vive bene il paese. Poi bisognerebbe offrire dei servizi che Borgaro oggi non dà. Le telecamere sono un investimento importante, e parlo di telecamere,
che però hanno, diciamo, il neo, se dobbiamo cercarlo, di intervenire successivamente alla fase di reato. Allora, qua può essere una proposta che già verrà poi, insomma, discussa ampiamente, la anticipiamo. A nostro modo di vedere bisognerebbe potenziare il corpo dei vigili urbani, che oggi è in lotta contro l'attuale maggioranza. C'è stata un'udienza stamane in quel di Ivrea, i cittadini devono saperlo. Vedremo che esito avrà, perché i cittadini devono anche ricordare che Borgaro è l'unico paese al mondo, penso, che ha visto nell'arco di 2 mesi 2 scioperi da parte di tutti gli agenti di polizia municipale, a cui noi esprimiamo pacificamente la solidarietà. Noi dovremmo investire in quelle persone, dovremmo investire soldi per pagare magari gli straordinari, dovremmo cercare una sinergia ancora più completa e più compatta con la caserma dei carabinieri di Caselle e di Venaria. Si fa la prevenzione con gli uomini sul territorio. Le telecamere sono importantissime, ma hanno un effetto successivo, senza entrare nel tecnico, perché altrimenti ci perdiamo e andiamo anche a dire magari cose non corrette. Un discorso diverso è per le fototrappole, perché io inviterei coloro che in campagna elettorale nella scorsa hanno avuto quale, diciamo, prospettiva, quella di avere una vigilanza privata, a vedere se le fototrappole sono videocamere o no, o meglio, sappiamo per certo che ci sono delle fototrappole che sono state vendute come videocamere. Beh, cari cittadini di varie zone di Borgaro, aprite bene gli occhi, non è così. Le fototrappole prevengono l'abbandono di rifiuti, non servono per sicurezza. Non fatevi prendere di nuovo in giro da parte di questa attuale maggioranza. Nell'ambito giovanile sono stati creati in questi 5 anni a Borgaro sì, i campetti da calcio, i campi da basket e adesso sorgerà a breve forse il campo anche da pallavolo. Dal vostro punto di vista si poteva fare di più? Si può sempre fare di più, io penso che questo sia un dato inconfutabile. Ben venga, e l'ha detto prima Alessandro con chiarezza estrema, ben venga dopo anni di promesse la creazione dei campi di calcio, e su questo io ho una lancia alla spezzo, perché l'onore e l'onere pare sia stato tutto dell'assessore Chiancone. Per quel che ci consta non è così, lui ha avuto solo l'onere e l'onore di tagliare il naso. La progettazione è stata di qualcun altro che, gli addetti ai lavori sanno di chi stiamo parlando, ahimè è stato escluso. Ma detto ciò, cosa si può fare? Si possono fare 1000 iniziative. Borgaro è vissuto dai borgaresi, noi stiamo incontrando tanti ragazzi in questo periodo, come un paese comunque ancora dormitorio. È vero che ci sono i campetti da calcio, ma non c'è una struttura ricettiva, non c'è un pub, non c'è un luogo di aggregazione. Beh, diciamo che dopo 15 anni di questa amministrazione, in continuità, prima il sindaco Barrea, ora il sindaco Gambino, non sono state date risposte sufficienti ai borgaresi, che ahimè devono emigrare a San Maurizio, a Caselle o a Torino e non possono vivere tranquillamente un momento di aggregazione anche sul territorio. Lei, avvocato Latella, ha citato l'ingegner Vincenzo Barrea, è stato sindaco nel suo primo mandato e consigliere comunale fino alla sua scomparsa in questo ultimo mandato. Qual era il suo rapporto con il sindaco Barrea all'epoca del suo primo mandato elettorale? Un rapporto rispettoso. Io devo fare questa premessa, non sono stato mai un amico di Vincenzo. L'ho sempre rispettato prima come elettore, anche se non ero un suo elettore, perché mi ha sempre dato una sensazione comunque di capacità, di conoscenza e di competenza. E questo l'ho poi avuto la conferma nel corso del primo mandato, quindi sulle capacità oratorie, sulle capacità tecniche, sulle capacità politiche dell'ingegner Barrea penso che nessuno abbia nulla da dire. Ci sono stati diversi scontri e ricordo con piacere, quando ancora era sindaco, gli scontri che facevamo sui servizi a domanda individuale. Ricordo il sindaco Barrea, l'allora sindaco Barrea, che mi diceva: tu hai la concezione del centrodestra che dice che deve aumentare i servizi a domanda individuale, noi siamo di centrosinistra e aumentiamo invece in maniera lineare le tariffe. Questa è la differenza tra noi e voi, che era un modo per diciamo, far vedere la propria competenza, ma anche la propria capacità di riconoscere nell'avversario allora politico delle idee. E in questo io ne devo dare atto, c'è stata sempre questa forma di rispetto. Torno a ribadire,
non sono mai stato un amico di Vincenzo. Nel corso di questo mandato elettorale, più o meno verso metà mandato, c'è stato un po' il polverone creato con un vostro esposto alla Procura della Repubblica per fatti successi nel Palazzo Comunale. Senza entrare nel merito di quello che è stato e quello che ancora forse dovrà venire avanti, perché mi sembra che le cose non siano ancora terminate, qual è il vostro punto di vista su tutta questa faccenda? Torno a dire, noi avevamo e abbiamo avuto e abbiamo svolto un ruolo di controllo, e laddove le cose non riusciamo a capirle, ci siamo rivolti alle autorità competenti. Non dico oltre, perché ci sono delle autorità che stanno valutando, autorità che hanno deciso, ma per rispetto, soprattutto proprio per rispetto di una persona che oggi non c'è più, non entro nel merito delle questioni. Mi limito a dire che noi abbiamo svolto con la massima diligenza un ruolo di indirizzo e controllo e abbiamo fatto delle segnalazioni contro ignoti. Cristiana Sciandra, se doveste dare un voto al vostro mandato elettorale di questi 5 anni, che voto sarebbe? Lasciamo che sia noi cittadini a darci un voto, non abbiamo questa volontà. L'impegno da parte nostra è stato sicuramente al 100%. Qualcosa possiamo aver sbagliato, tante cose crediamo di averle fatte bene, però sicuramente non siamo noi da soli a doverci dare un voto e lasciamo che siano gli altri a darcelo. Tenendo presente, e intrometto proprio così perché intanto faccio avvocato, mi permetto di farlo, tenendo presente anche i vari temi nel concreto che abbiamo toccato e abbiamo ottenuto, e parlo del, tanto per dire, lo spostamento di una pensilina e oggi centinaia di ragazzi possono prendere SADEM al coperto, parlo di richieste di abbattimento IMU o TARI a favore dei commercianti che hanno in locazione degli immobili, parlo di richiesta di riapertura di via Garibaldi, tutte proposte avanzate, parlo di abbattimento appalto neve da 120.000 a 60.000 grazie all'operato dei sottoscritti, parlo di richiesta di pagamento delle penali a carico di chi non ha gestito il verde nel tempo. Non ci diamo, ha ragione Cristiana, non ci diamo un voto. Noi siamo abituati a parlare coi fatti, e questi fatti che abbiamo fatto, che abbiamo compiuto negli anni, penso che ci daranno un buon risultato. Prendendo spunto un po' dai cento scommesse, quotazioni e quello che quant'altro, se voi doveste dare a livello giornalistico, sportivo, come si fa durante la partita di calcio, un voto a questa amministrazione comunale che ha governato questi 5 anni, che voto dareste? Cerca di essere clemente. Alla maggioranza? Sì. Ma diceva prima Ale, hanno fatto un programma faraonico, la piazza del mercato coperta è rimasto forse nel libro dei sogni, come dice Ale, ma non voglio essere polemico. Mi chiedo un voto, ma devo essere clemente, già troppe condizioni. Sinceramente io non andrei oltre il 5. Un 5 scarso o... per un motivo, per incompetenza da parte della maggior parte degli assessori e soprattutto della mancanza di volontà di dialogo, non solo con i sottoscritti, ma soprattutto con i cittadini. Visto che è entrato nel merito della piazza del mercato coperta, voi in questi 5 anni avete presentato un vostro progetto di piazza del mercato coperto? L'abbiamo presentato, era nel programma, anticipo anche qui una carta, sarà nuovamente nel programma, non solo abbiamo il progetto pronto, ma abbiamo anche gli strumenti per realizzarlo. Serve solo un passaggio, che i cittadini ci diano la possibilità di far vedere quello di cui siamo capaci, perché le opere che citavo prima, gli interventi fatti prima, si vedono ma non si riconducono a noi. Dateci l'opportunità e non ne sarete sicuramente scontenti. Rumors cittadini danno proprio Marco Latella come prossimo candidato sindaco e sfidante del sindaco uscente. Possiamo confermare questa sensazione oppure c'è ancora qualche riservo? Ma come vedete noi siamo in tre, facciamo insomma questa conferenza in tre. Abbiamo sempre ragionato in tre fisicamente, ma abbiamo un entourage dietro. A domanda rispondo, non è il candidato sindaco che fa vincere, sono le persone che compongono la squadra e soprattutto le idee. Noi abbiamo ottime idee.
e ottime persone, ottimi candidati che ci porteranno alla vittoria. Il candidato è un dettaglio, lo sveleremo al momento. Chiudiamo con un augurio a tutti i borgaresi. L'augurio è che i borgaresi guardino il futuro con grande felicità, con grande ambizione, e che si fidino delle persone che negli anni hanno fatto e non di coloro che hanno raccontato e poi non realizzato, che abbiano un futuro sereno, ma soprattutto che diano fiducia a quelle persone che ci mettono la faccia e che non si tirano mai indietro pur di portare avanti gli interessi dei borgaresi e non i propri. E quindi la scelta non può essere che una.